Hai vergogna perché sei vivo al posto di un altro. Abbi pazienza per le cose del mondo. Ed in specie di un uomo più generoso, più sensibile, più savio, più utile, più degno di vivere di te, non lo puoi escludere. Musa scompaginata. Musa pigra. Musa del corno. Musa corna. Musa dai 100 corni. Musa senza capo né coda. Musa fuori di moda. Perché mi visiti così di rado? Per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future che avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco. Se io fossi Dio, dovevo visitare città lontane, sputerei a terra. E che non starei al mondo senza te. Isole, terre deserte. Lei, ma le cose che lei racconta sono realmente accadute? Dicono di sì. So che sono accadute. Non c'è ragione di dubitarne. Però, in effetti, a distanza di anni, e soprattutto dopo averne scritto, sono spesso, albergo spesso la sensazione che non siano accadute, che siano romanzo. E quindi mi accade di provare il bisogno di andare a cercare qualcun altro, a cercare altri testimoni, per rinfrescare queste cose, per verificarle. E devo dire che la verifica funziona, sono cose veramente accadute. Il 22 gennaio 1987, meno di 2 mesi prima di morire, Primo Levi scriveva sulla stampa. Treblinka e Chelmno non fornivano lavoro. Non erano campi di concentramento, ma buchi neri, destinati a uomini, donne e bambini colpevoli solo di essere ebrei e da cui nessuno è uscito vivo. I buchi neri, di cui molto si parlava in quei primi anni Ottanta, sono una metafora perfetta per Levi. Non emettono luce, anzi la inghiottono, negando qualsiasi informazione diretta su di sé. Il suo ritorno a casa, dopo aver giaciuto sul fondo, passerà attraverso la riappropriazione della parola e del pensiero negati, e la letteratura ne sarà la forma. Quando si parla di Primo Levi, se ne parla quasi sempre nel contesto della storia, nel contesto dell'Olocausto. È impossibile parlare di lui senza fare riferimento a questo. Primo Levi penso sia uno scrittore che andrebbe letto da tutti. Penso che parli del mondo di adesso, ora. Ricordo, insomma, della sua presenza e che arrivava con questa sua fisionomia molto fine, questa parola anche molto calma. Però aveva un odore strano che probabilmente veniva dal laboratorio di chimica dove lavoravano. E allora mi sembrava un buono spunto per dire com'era lui e com'era la sua testimonianza, cioè del fatto di mettere insieme sia la sua finezza, diciamo, intellettuale e culturale, sia questo odore anche sgradevole delle cose di cui trattava. Il veleno da essi usato nelle camere a gas era costituito dal prodotto detto Zyklon B. Questa sostanza non veniva prodotta per tale uso, veniva fabbricata come antiparassitario e disinfettante, in particolare per liberare dai topi le stive delle navi e i magazzini. Era costituita da acido prussico, addizionato di sostanze irritanti e lacrimogene, allo scopo di rendere più sensibile la presenza in caso di fughe o rotture degli imballaggi in cui veniva contenuta. Di conseguenza è da presumersi che l'agonia degli sventurati destinati alla morte doveva essere incredibilmente dolorosa. Dai cadaveri degli eliminati venivano estratte le protesi dentarie in oro e venivano loro rasi i capelli, che venivano conservati a parte per usi tuttora non precisati. Le ceneri dei loro corpi venivano utilizzate come fertilizzante agricolo. In fede, Primo Levi. Io sono un anfibio, un centauro, diceva Levi di sé. Sono diviso in 2 metà,
Una è quella della fabbrica, sono un tecnico, un chimico. Un'altra, invece, è totalmente distaccata dalla prima ed è quella nella quale scrivo, rispondo alle interviste, lavoro sulle mie esperienze passate e presenti. Sono proprio due mezzi cervelli. Dall'urgenza della testimonianza di Auschwitz, che ci restituisce in prima persona, indagando le zone grigie dell'animo umano, Levi infatti è anche capace di storie di invenzione, fantasiose e piene di un'ironia allegra. È uno scrittore importante e anche molto bello, proprio il suo modo di costruire la frase, la scelta delle parole, come struttura la storia. È quasi un peccato che ci sia la sua autobiografia, per quanto straordinaria, perché credo che non abbia permesso di apprezzarlo fino in fondo come scrittore. Primo Levi è un uomo attento, onesto e spiritoso. Credo che siano i tre aggettivi che fra tutti si possono scegliere. Sapeva ascoltare come forse nessun altro io ho conosciuto, cioè colpiva immediatamente i punti, diciamo, cruciali del tuo discorso, li capiva profondamente e cercava di elaborarli. È una voce limpida, concreta, ironica e musicale. Quindi poesia vera, poesia forte. Levi appare come una sorta di poliedro perché ha tante facce, tanti aspetti che non sono semplici da tenere insieme. Perché ovviamente oltre al testimone, allo scrittore, c'è l'antropologo, il linguista, c'è anche un filosofo, lo storico. Ci sono molti aspetti di questa personalità, possiamo dire letteraria, artistica e anche umana. E in breve raggiunse le dimensioni di un barattolo e allora si vide che era proprio un barattolo. E più precisamente un barattolo di vernice, litografato esternamente a righe di colori vivaci. Tuttavia non pareva che contenesse vernice, perché a scuoterlo ticchettava. Mi incitarono ad aprirlo e dentro c'erano diverse cose che allineai davanti a me sul tavolo. Un ago, una conchiglia, un anello di malachite, vari biglietti usati del tram, treni, vaporetti, aerei, un compasso, un grillo morto e uno vivo e un pezzetto di brace che però si spense quasi subito. Primo Levi moriva 30 anni fa. Una nuova edizione delle opere complete è uscita a cura di Marco Belpoliti per Einaudi. A Torino lavora un centro internazionale di studi dedicato a lui, che è l'unico autore italiano tradotto integralmente in inglese. Credo che davvero quelle parole siano entrate nel nostro patrimonio genetico e siano una ricchezza per noi decisiva. Oggi, al grattacielo di Intesa San Paolo, nella sua Torino, quelle parole sono rilette da Sonia Bergamasco, Joelle Dix e Fabrizio Gifuni. Le tante storie di un classico contemporaneo. Il primo Levi più conosciuto è quello di Auschwitz, è quello che tutti abbiamo letto, amato, studiato a scuola, ma in realtà la sua è una scrittura molto ampia, sterminata direi quasi. Lui ha scritto di animali, ha scritto racconti di fantascienza, poesia, saggi, ha scritto di moltissime cose. E il tentativo è in solo tre letture, quindi in solo tre serate, di dare tre sfaccettature diverse e di cercare di ricomporre un mosaico che, ripeto, è molto molto ricco e molto molto variegato. Anche quest'anno abbiamo deciso, diciamo, di ospitare nel grattacielo una serie di letture e di incontri, perché proseguiamo in questo percorso di valorizzazione del grattacielo come grande luogo di eventi culturali e non solo. La presenza di Primo Levi nella tradizione letteraria italiana è una presenza fondamentale. Non è solo torinese, anche se ovviamente i torinesi lo ameranno anche di più, ma è un percorso che si ripete nella formazione dei giovani italiani. Così come l'abbiamo incontrato noi da ragazzi, Primo Levi vivente, testimonianza di una vicenda storica tra le più tragiche, così l'hanno per esempio incontrato nuovamente i miei figli. Si impone subito una precisazione. Scrivere non è propriamente un mestiere, o almeno a mio parere. Non lo dovrebbe essere. È un'attività creativa
e perciò sopporta male gli orari e le scadenze, gli impegni con i clienti e i superiori. Tuttavia scrivere è un produrre, anzi un trasformare. Chi scrive trasforma le proprie esperienze in una forma tale da essere accessibile e gradita al cliente che le leggerà. Le esperienze, nel senso vasto, le esperienze di vita, sono dunque una materia prima. Lo scrittore che ne manca lavora a vuoto. Crede di scrivere, ma scrive pagine vuote. Il 19 ottobre 1945, Primo Levi fa ritorno a Torino. È uno dei 20 sopravvissuti dei 650 ebrei italiani arrivati con lui ad Auschwitz. È gonfio, barbuto e lacero. Si sente più vicino ai morti che ai vivi. Trova la sua casa, in corso Re Umberto 75, quasi integra, e la sua famiglia quasi al completo. Quella mattina sui giornali c'è una notizia che lo riguarda. Il giorno prima, il Tribunale Internazionale dei Vincitori della Guerra, Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Russia, ha aperto il processo contro i capi nazisti. Passerà alla storia come il processo di Norimberga. Walter Cronkite, che poi diventerà uno dei più famosi anchorman della CBS, era corrispondente a Norimberga per gli americani. Così ha raccontato le reazioni dell'aula di fronte alla proiezione degli orrori dei campi. Questo venne mostrato nell'aula di tribunale. Le persone delle potenze alleate ebbero reazioni di shock, la stampa e gli avvocati. Ma per la maggior parte di noi della stampa, quella era la prima volta che vedevamo quelle scene. Anche se molti di noi avevano visto i campi, sapevano cos'era successo. Ma questa concentrazione di immagini e il sapere che gli imputati la vedevano forse non per la prima volta, perché sapevano cosa accadeva, ma la realizzazione che il mondo ora stava vedendo queste scene terribili, di questo erano ovviamente colpiti. E poi l'abbiamo rivissuto a lungo nei nostri sogni, sentendo proprio chi aveva commesso questi crimini raccontare bugie. Anche Levi ha cominciato a testimoniare subito, ma non tutti allora volevano ascoltare. Si pensava a guardare avanti alla ricostruzione. Proprio nel neonato Stato di Israele, per anni, il trauma della Shoah verrà addirittura rimosso come una vergogna da nascondere. Le cose cambieranno solo nel 1961, col processo ad Adolf Eichmann, responsabile delle deportazioni ad Auschwitz. Nei processi del dopoguerra, primo fra tutti quello di Norimberga, l'Olocausto era rimasto sullo sfondo, come uno dei tanti crimini commessi dal regime nazista. Nel processo ad Adolf Eichmann, l'Olocausto diventa invece l'elemento centrale e Eichmann perde gradualmente di importanza. E la voce delle vittime, dei 111 testimoni che dopo 15 anni di silenzio si fa memoria. È così che quel processo è rimasto nella storia come il momento in cui il popolo ebraico ha ricominciato a ricostruire la propria identità. Fu, come scrive Tom Segev nel Settimo Milione, un evento che cementò la società israeliana, un'esperienza collettiva sconvolgente, purificatrice, patriottica, una catarsi nazionale. Ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutto, anche la parola, è in crisi. Dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie, sostiene il filosofo Theodor Adorno. La risposta di Levi è un'altra. Per lui, dopo Auschwitz, non solo si deve fare poesia, ma la si deve fare proprio su Auschwitz. Levi si è ribellato al silenzio con la forza di una parola chiara e distinta. E quel racconto della Shoah, fatto fin dal primo giorno, lo accompagnerà per tutta la vita. Levi è anche il testimone che va nelle scuole. È abbastanza incredibile oggi pensare che un uomo come lui, che aveva poco tempo per scrivere, che lavorava in questa fabbrica di vernici lassiva, andava nelle scuole elementari, anche coi bambini, coi ragazzini, insomma, non è che andava in un liceo, in una scuola superiore. Questo lui lo definisce poi il terzo mestiere, perché il primo mestiere è quello del chimico, il secondo è il mestiere dello scrittore,
Il terzo mestiere è quello del testimone. Il suo racconto si fissa in tante pagine scritte, dalle deposizioni giudiziarie che rilascia già nel 45-46 al primo libro, Se questo è un uomo, dalla storia del viaggio verso casa, La tregua, fino alla rimeditazione dei sommersi e i salvati, pubblicata nel 1986, un anno prima della morte. Opere che sono un testimone che passa di mano in mano tra le generazioni. Sul comodino di mia figlia, che ha 13 anni, c'è Se questo è un uomo, che stanno leggendo ora. Ho chiesto a mia figlia di leggerlo con attenzione e con grande apertura all'ascolto, perché è un testo che più che mai vale oggi. Non è mai finita la barbarie. I bambini devono sapere, devono vedere, devono leggere. Eccolo, Primo Levi, nel 1963, nella più vecchia intervista televisiva che abbiamo. Ha 44 anni, di giorno fa il chimico, ma alle spalle ha già i primi due libri, Se questo è un uomo e La tregua, e spiega come sono nati. E allora per forza di cose finirò di chiederti perché scrivi. Perché ho scritto, devo ripetere la dichiarazione già fatta a suo tempo. Perché ho scritto. Ho scritto il primo libro, quello che hai in mano, per ragioni... perché non potevo non scriverlo. Il secondo ha una storia molto diversa. Il secondo è nato 15 anni dopo ed è la stesura dei racconti che ho fatto centinaia di volte, perché mi piace molto raccontare, agli amici e a tutti quelli che mi capitavano a tiro. Levi ha 24 anni ed è partigiano tra le montagne della Val d'Aosta quando è catturato dai fascisti all'alba del 13 dicembre 43. Nell'interrogatorio si dichiara ebreo, temendo di venire ucciso subito se si fosse presentato come dissidente politico. In realtà la sua origine ebraica non era particolarmente importante per lui, o almeno non lo era stata fino alle leggi razziali del 1938. Resterà per Levi un punto di interesse culturale, legato alle proprie radici, più che una prospettiva religiosa o politica. Ma nel pieno della guerra, proprio questa identità è determinante. Significa la deportazione nel campo di concentramento di Fossoli, vicino a Modena. E da lì, il 22 febbraio 1944, Levi parte in treno, con tutti gli altri prigionieri ebrei, verso una destinazione allora misteriosa, Auschwitz. Io cerco di essere il più possibile fedele al suo tono. Spero di essere in grado di riprodurre in qualche modo, se è riproducibile, quella asciuttezza, quell'assenza di retorica che lui ha totale. Ciò non toglie che ci sono delle parti che mi fanno commuovere. Ce n'è una sulla quale non riesco quasi mai a non fare una piccola frenata, che è quando lui racconta, proprio nel primo capitolo di Se questo è un uomo, come si preparano tutti a partire. E racconta delle mamme che preparano le cose per dei bimbi, gli preparano da mangiare e gli lavano le cose. Per cui dice alla mattina, sul filo spinato, ci sono tutte le cose dei bambini appese ad asciugare. È una roba che faccio fatica. I vagoni erano 12 e noi 650. Nel mio vagone eravamo 45 soltanto, ma era un vagone piccolo. Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose tradotte tedesche, quelle che non ritornano, quelle di cui, fremendo e sempre un poco increduli, avevamo già spesso sentito narrare. Proprio così, punto per punto, vagoni merci, chiusi dall'esterno, e dentro uomini, donne, bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù, verso il fondo. Questa volta dentro siamo noi. Resta di quel viaggio una cartolina, arrivata fortunosamente a destinazione. Dal vagone, Primo e due amiche riescono a lanciare ai propri cari, rimasti a casa, un messaggio. A voi la fiaccola, l'ultima luce prima del buio. Auschwitz, la meta, nei pressi di Cracovia, è un'enorme costellazione di campi, oltre 40 chilometri quadrati. Levi arriva il 26 febbraio del 1944 e vi resterà per quasi un anno fino alla liberazione. È assegnato a Buna Monowitz o Auschwitz III,
il campo di lavoro collegato a una fabbrica per la produzione di gomma sintetica, finanziato da un colosso dell'industria tedesca, la IG Farben. A Birkenau, o Auschwitz II, ci sono le camere a gas. Nel complesso di Auschwitz furono deportate 1.300.000 persone. Si salvarono in 200.000. Se questo è un uomo, è diventato un libro centrale. Immaginate cosa succede, cosa può succedere a un uomo che viene privato di tutto. Se questo è un uomo, è un libro dove una persona che ha subito una atroce avventura riesce a raccontarla dall'interno, guardandosi intorno, e poi di guardare tutto questo dall'esterno, come se chi scrive fosse non soltanto il protagonista di questa avventura, ma anche l'analista di questa avventura. Il Lager è il luogo dell'assurdo, dove, lo racconterà Levi stesso in un'intervista, chi è pugile diventa cuoco perché sa proteggere la zuppa. Il luogo dell'inutile, dove pur con tutto il lavoro forzato non si produrrà neanche un grammo di gomma. Soprattutto il Lager è per Levi il luogo del caso, dove si è vivi e morti non per una ragione, ma quasi per il lancio di una moneta. A poco prevale il silenzio. E allora, dalla mia cuccetta, che è al terzo piano, si vede e si sente che il vecchio Kuhn prega ad alta voce, col berretto in testa e dondolando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. Kuhn è un insensato. Non vede nella cuccetta accanto Beppo il greco che ha 20 anni e dopodomani andrà in gas, e lo sa e se ne sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più niente. Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua? Non capisce Kuhn che è accaduto oggi un abominio, che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell'uomo di fare potrà risanare mai più? Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn. È la grande selezione dell'inverno 1944. Un esame di idoneità che dura il tempo di un'occhiata. Tutti vengono passati in rassegna, anche Levi, primo, matricola 174.517. Uno sguardo distratto decide il destino di un uomo. Come tutti, sono passato con passo energico ed elastico, cercando di tenere la testa alta, il petto in fuori e i muscoli contratti e rilevati. Con la coda dell'occhio ho cercato di vedere alle mie spalle e mi è parso che la mia scheda sia finita a destra. A mano che rientriamo nel dormitorio possiamo rivestirsi. Nessuno conosce ancora con sicurezza il proprio destino. Bisogna innanzitutto stabilire se le schede condannate sono quelle passate a destra o a sinistra. Primo Levi, oramai ce lo immaginiamo, ce lo raffiguriamo e lo vediamo così. Levi è stato giovane, piccoletto, veloce, tutto muscoli, tutto nervi, a questa agilità, questa capacità di farsi bastare il poco, all'allenamento mentale e fisico che lui aveva fatto in montagna, perché era un camminatore, era un alpinista provetto, ha dovuto gran parte di quella sopravvivenza casuale che nel Lager si può ottenere. Io avevo 18-20 anni, mi si affidava a lui per andare in montagna e lui amava sempre raccontarmi fenomeni naturali. E mi ricordo ancora oggi molto bene come mi ha descritto le anomalie di un fiocco di neve, perché una delle sue, come dire, caratteristiche era quello di andare a vedere sempre il fenomeno della impurezza invece che quello della purezza, dell'anomalia invece che quella della struttura normale. E mi ricordo queste bellissime passeggiate con un sole splendente e una neve che bruciava le nostre facce, con questo fiocco di neve che continuamente circolava nei nostri discorsi. Sempre, quando glielo chiederanno, Levi risponderà che per sopravvivere in Lager era essenziale una cosa: capire ed essere capiti.
Lui arriva ad Auschwitz sapendo un po' di tedesco, che gli permetterà di capire gli ordini e di non morire subito di botte come molti altri italiani. Poi scambierà addirittura il pane, che in campo non bastava mai, per lezioni di tedesco. E quel poco di lingua imparata lo salva due volte. I nazisti della Buna cercano personale specializzato e Levi è laureato in chimica. Viene sottoposto a un vero e proprio esame e il caso vuole che si trovi davanti il Gaterman, il suo manuale di chimica organica pratica dei tempi dell'università. Potrà passare gli ultimi due mesi della sua prigionia, quando è inverno inoltrato, nel caldo di un laboratorio. Noi diciamo fame, diciamo stanchezza, paura e dolore, diciamo inverno, ma sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano, godendo e soffrendo nelle loro case. Se i lager fossero durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato. E di questo si sente il bisogno, per spiegare cosa è faticare l'intera giornata nel vento sotto zero, con solo indosso camicia, mutande, giacca e brache di tela, e in corpo debolezza e fame, e consapevolezza della fine che viene. È difficile fare una sottrazione aritmetica. Levi meno Auschwitz uguale. Quello che possiamo dire è ciò che Auschwitz ha aggiunto. Ha integrato qualcosa di indicibile, che però Levi ha detto. L'ha detto fin dove si poteva dire e anche oltre. Verso la metà di gennaio del 45, il lager di Auschwitz è evacuato. I nazisti sentono sempre più vicina l'avanzata dell'Armata Rossa. Nella fuga le SS trascinano con sé i prigionieri, abbandonando al loro destino solo i moribondi e i malati. Levi è tra questi. Ancora una volta il caso, sotto forma di un attacco di scarlattina, lo salva. Sì, perché lungo la strada quasi tutti i suoi compagni verranno uccisi. Il 27 gennaio 1945 i russi liberano Auschwitz. Questa è la testimonianza di Yakov Vinichenko, uno dei soldati dell'Armata Rossa che per primi entrarono nei campi. Alcuni ridevano, alcuni piangevano. Loro cercavano tanto di abbracciarci e di baciarci, però noi eravamo ragazzi molto giovani. E ci distanziavamo perché avevamo paura di prendere qualche malattia da loro. Siamo entrati in una baracca, c'era sangue per terra, tante cose, i forni erano distrutti. Il 27 gennaio è ora diventata la giornata della memoria, una data scelta per ricordare e riflettere, proprio perché anche l'ora della liberazione è grave, come scrive Levi. La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fumo Charles e io i primi a scorgerla. Stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Somogy, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. Rovesciamo la barella sulla neve corrotta perché la fossa ormai era piena ed altra sepoltura non si dava. Charles si tolse il berretto a salutare i vivi e i morti. Così inizia la tregua, il libro, scritto molti anni dopo, che racconta il viaggio a ritroso da Auschwitz a Torino. Il ritorno dura quasi un anno. Nello stesso 1963, in cui Natalia Ginzburg vince il premio Strega per Lessico familiare, la vita di una famiglia torinese di origini ebraiche sullo sfondo della grande storia, Primo Levi vince il premio Campiello per la tregua. 34 anni dopo, nel 1997, uscirà il film di Francesco Rosi con John Turturro nella parte del giovane Levi. Ho conosciuto la famiglia di Primo Levi. Sono andato a Torino. Ho fatto tanto. Non ho mai lavorato così tanto. È stato il solo film da cui, una volta finito, non ce la facevo a uscire. Proprio non ci riuscivo. Ogni volta che lo rivedo, torno davvero a quella sensazione. Ti fa pensare alle cose per cui vale la pena di vivere. La tregua è un titolo terrificante perché considerare una tregua la fine della guerra, la fine dell'orrore, non è rassicurante, diciamo così, evidentemente.
e una tregua. È successo dunque, può di nuovo succedere. Lo sterminio nazista ha fatto entrare nella storia la possibilità di questa cosa. Appena tornato, Levi comincia a lavorare nel settore delle vernici e alla fine del 47 è assunto alla Siva, una piccola fabbrica a Settimo Torinese, dove lavorerà come chimico. Inizia anche però una nuova avventura, quella dello scrivere. Come dirà lui stesso, un libro gli cresceva tra le mani. È Se questo è un uomo. Ma l'accoglienza è fredda. Il dattiloscritto è respinto da alcuni grandi editori, tra cui Einaudi. Qui, a rifiutarlo, è proprio l'amica Natalia Ginzburg, ebrea, che per mano dei fascisti aveva perso il marito Leone. Anche in Italia, dunque, un doloroso silenzio, il desiderio di rimozione, copre all'inizio la testimonianza della Shoah. Solo nel 58 Einaudi accoglierà tra i saggi l'opera di Levi, ben presto uno dei titoli più importanti del suo catalogo. Ma Se questo è un uomo trova comunque la sua strada. Esce nel 47 per una piccola casa editrice, De Silva, di Franco Antonicelli, l'intellettuale antifascista che già negli anni 30 aveva fatto entrare in Italia il meglio della cultura internazionale, da Melville e Kafka a Topolino. Ma non era l'unica cosa che Levi scrivesse in quel periodo, perché nello stesso periodo in cui scriveva Se questo è un uomo, la sua scrivania era affollata di altre cose e la mente di altre idee. Levi scriveva poesie. Scriveva la prima stesura di Argon, il primo racconto del sistema periodico, cioè la memoria del ceppo, della radice dei suoi padri ebraico-piemontesi. Scriveva, sembra incredibile, i primi racconti di fantascienza, i primi racconti di fabbrica. È anche il periodo in cui torna nella sua vita l'amore. Conosce una ragazza a cui molti anni dopo dedicherà ancora dei versi. È Lucia Morpurgo, presto sua moglie, compagna di una vita. Non è più tempo di vivere soli. Accetta, per favore, questi 14 versi. Sono il mio modo ispido di dirti, cara, e che non starei al mondo senza te. In questo momento, però, il primo mestiere di Levi è quello del chimico. Una passione già nata sui banchi di scuola, al liceo d'Azeglio e appena fuori da quelle aule. Non avevamo dubbi, saremmo stati chimici. Ma le nostre aspettazioni e speranze erano diverse. Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente, gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io chiedevo tutt'altro. Per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future che avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava il monte Sinai, come Mosè. Da quella nuvola attendevo la mia legge, l'ordine in me, attorno a me e nel mondo. Levi viene definito uno scienziato. Io penso che non sia esatto. In realtà è un tecnologo. Ogni forma di sapere, diciamo, scientifico è messa al servizio di la costruzione di qualcosa, di un oggetto, di una vernice. C'è un elemento piemontese, torinese, di concretezza, se vogliamo anche borghese. Un fisico puro o un matematico lavora senza avere la materia tra i piedi. Invece l'uso, la manipolazione della materia è quello che lo porta vicino ai ragionamenti sull'uomo. La sua immaginazione chimica era anche di raccontarsi la chimica, diciamo così. È vero che poi a un certo punto scrive, non so, il sistema periodico in cui c'è questa specie di riferimento umano al comportamento della chimica o questo riferimento chimico al comportamento umano. No? Raccontare il sistema periodico a qualcuno che non sa che cosa sia è un esercizio che è stato già svolto molto meglio di quanto lo potrebbe svolgere chiunque, da Italo Calvino, il quale dovette presentare questo libro alla fine del 1974 alla casa editrice Einaudi, che avrebbe dovuto pubblicarlo, e disse poche parole che sono riportate nei verbali della casa editrice. Racconta la sua passione per la chimica, virgola, come è nata, punto. Ci fu un'esplosione,
piccola ma secca e rabbiosa. Il barattolo andò in schegge, per fortuna lo reggevo all'altezza del petto e non più in su, e mi rimase in mano come un simbolo sarcastico l'anello di vetro del fondo. Ce ne andammo ragionando sull'accaduto. A me tremavano un po' le gambe, provavo paura retrospettiva e insieme una certa sciocca fierezza per aver confermato un'ipotesi e per aver scatenato una forza della natura. Era proprio idrogeno, dunque, lo stesso che brucia nel sole e nelle stelle e dalla cui condensazione si formano in eterno silenzio gli universi. I materiali che leggerò stasera hanno un centro d'attenzione sul lavoro, sul primo lavoro di Levi, che è il lavoro di chimico, e su quanto il lavoro di chimico si travasi nel suo secondo lavoro, che diventa quello della scrittura. Anche solo sul piano delle comparazioni, il chimico militante si trova in possesso di un'insospettata ricchezza, nero come, amaro come, vischioso, tenace, greve, fetido, fluido, volatile, inerte, infiammabile. Senza Auschwitz, Levi sarebbe stato uno scienziato, sarebbe stato un ricercatore e non un tecnico. Questa è un'ucronia, naturalmente, una possibilità non sviluppata, è un ramo che è rimasto non secco ma monco, meglio, un ramo che ha subito una torsione e si è sviluppato lungo un'altra linea, perché la persona che non ha potuto fare il ricercatore e lo scienziato è l'uomo il cui libro Il sistema periodico è stato giudicato dalla Royal Society il più bel libro di scienza che sia mai stato scritto in tutti i tempi. Nel 1984, circa 10 anni dopo l'edizione italiana, esce in America la traduzione del Sistema Periodico. Saul Bellow, già premio Nobel per la letteratura, lo definisce un libro necessario. Comincia così la fortuna internazionale di Levi come scrittore. Stavo leggendo altri film e leggevo molto Primo Levi. Ho conosciuto Philip Roth, che ha conosciuto e intervistato Primo Levi. Ho preso molti spunti da Roth. Lui è stato capace di analizzare Primo Levi perché è uno scrittore molto bravo. Nell'autunno dell'86, Philip Roth pubblica sulla New York Times Book Review una lunga intervista a Levi, che è anche un suo ritratto. Si intitola A Man Saved by His Skills, un uomo salvato dal suo mestiere. Roth scrive: «Si può considerare la tua intera fatica letteraria come tesa a restituire al lavoro il suo senso umano, redimendo la parola Arbeit dall'irridente cinismo con il quale i tuoi datori di lavoro di Auschwitz l'avevano sfregiata». E cita Faussone, l'operaio specializzato protagonista di un'altra opera felice di Levi, La chiave a stella, uscita nel 1978. La chiave a stella è un libro sul lavoro. Prima di tutto è questo, e c'è una frase che allora, diciamo, creò un piccolo scandalo in un momento in cui negli anni 70 il lavoro si era dequalificato. Il protagonista è un operaio specializzato, se possiamo dire così, è un artigiano, è un artista del derrick, delle gru, e conosce la felicità. L'argomento era centrale e mi sono accorto che Faussone lo sapeva. Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra. Primo Levi ha messo tutta la sua passione nei suoi tanti mestieri. Per lui stare in laboratorio tra gli elementi, come alla scrivania, a inventare storie, è davvero la migliore approssimazione possibile alla felicità. Quello che leggerò stasera è invece innanzitutto per me una scoperta. Non sapevo quanto ci si potesse inoltrare per un autore così
in un ambito fantastico, ironico, fantascientifico. Non mi è affatto chiaro il motivo che ha spinto Gilberto a crearsi una seconda moglie e a violare così un buon numero di leggi divine e umane. Mi raccontò come se fosse la cosa più naturale che era innamorato di Emma, che Emma gli era indispensabile e che perciò gli era sembrato una buona cosa averne due. Questa ironia vorrebbe anche un po' sciogliere quello che è un fantasma che è sempre incombente ed è la manipolazione dell'uomo. C'è questo sfondo è sempre che l'uomo è un oggetto che può essere manipolato dagli scienziati o da se stesso, come nel caso del mimete, insomma, è anche questo racconto molto comico, ironico, perché c'è questo personaggio che riproduce con questa macchina, insomma, che sembra una macchina in 3D, quelle che oggi sono anche abbastanza consuete, riproduce la propria moglie e quindi si trova in una sorta di triangolo. Gilberto è un asso, disse. Ha sistemato tutto in un batter d'occhio. Me ne compiaccio e ti elogio per la tua modestia. D'altra parte era ora che tu mettessi testa a partito. No, guarda, non mi hai capito. Non stavo parlando di me. Parlo di Gilberto I. È lui che è stato un asso. Io, modestamente, gli somiglio parecchio. Ma in questa faccenda non ho molti meriti. Esisto da domenica scorsa solamente. 10-15 anni prima che morisse, era molto, molto interessato al problema dei test genetici sul DNA e continuamente mi telefonava anche per chiedermi ma che cosa ne pensi, che cosa pensi di fare, che cosa dobbiamo fare. Direi che aveva una visione molto equilibrata, molto attenta a non, scoraggiare la ricerca scientifica nella quale lui ha sempre creduto, ma a porsi il problema, direi, della responsabilità dello scienziato. Il senso morale di Levi sta anche in un'attenzione acuta e gentile per la realtà. Con sguardo da antropologo osserva i giochi dei bambini, studia come un linguista la storia delle parole, guarda le cose che lo circondano addirittura con la lente dell'archeologo. E le sue osservazioni di appassionato dilettante diventano articoli pubblicati sulla stampa. È una firma seguita dai lettori, come quando spiega ai torinesi la loro città analizzando i marciapiedi, oppure racconta la natura, minacciata dall'inquinamento. Il mio vicino di casa è robusto. È un ippocastano di corso Re Umberto. Ha la mia età, ma non la dimostra. Alberga passeri e merli e non ha vergogna in aprile di spingere gemme, foglie, fiori fragili a maggio. A settembre ricci dalle spine innocue con dentro lucide castagne tanniche. È un impostore, ma ingenuo. Vuole farsi credere emulo del suo bravo fratello di montagna, signore di frutti dolci e di funghi preziosi. Non vive bene. Gli calpestano le radici tram numero 8 e 19 ogni 5 minuti. Poneva Darwin come una delle sue letture assolutamente fondamentali, diciamo. Però tanto non ne ha mai parlato tanto. Forse uno dei pochi commenti che a Darwin fa è proprio il fatto che in Darwin l'animale e l'uomo sono posti assolutamente sullo stesso piano. No? Questa sera leggerò in particolare un'intervista a una talpa. Ma dica, la sua è stata una scelta radicale, niente cielo, niente sole né luna, insomma il buio e il silenzio perpetui. Non è un po' monotono, non si annoia? Voi siete tutti uguali e misurate tutto col vostro metro umano. È stata una scelta, sì, ma ragionata. Alla vista io ho privilegiato l'udito, il fiuto, il tatto. Il mio Primo Levi è un Primo Levi vitale, attaccato alla vita. C'è un conto che lui non è riuscito a chiudere.
Hai vergogna perché sei vivo al posto di un altro. Ed in specie di un uomo più generoso, più sensibile, più savio, più utile, più degno di vivere di te, non lo puoi escludere. Ti esamini, passi in rassegna i tuoi ricordi, sperando di ritrovarli tutti. Un altro problema morale è quello che lui chiama il senso di colpa del sopravvissuto, no? Cioè nel meccanismo della sopravvivenza chi sopravvive probabilmente ha sottratto qualcosa a chi invece ha dovuto soccombere, no? Magari gli ha portato via un pezzo di pane, magari non gli ha dato un pezzo di pane, no? La riflessione sul lager, lo sforzo di capire, non lo abbandona mai. Nell'ultima parte della sua vita scrive I sommersi e i salvati, uscito nel 1986. Un libro capitale della nostra epoca. È l'estrema rielaborazione del proprio vissuto all'ombra di quella traumatica esperienza. Ne fanno parte le fragilità della memoria, i dubbi sul valore della propria testimonianza, necessariamente parziale perché non ha toccato il fondo, le indagini su quel paesaggio di ambiguità morali che lui chiama la zona grigia. C'è un capitolo su come una persona può essere l'oppresso e diventare l'oppressore, e su come si può essere sedotti dal potere. Evitando semplificazioni e facili risposte, Levi si interroga sulla responsabilità. Anche nelle aule giudiziarie, durante i processi ai nazisti, si dibatteva lo stesso problema. Benjamin Ferencz, procuratore USA a Norimberga contro le Einsatzgruppen, le spietate squadre della morte, ricorda. Quando il Tribunale Militare Internazionale era riunito, divenne presto chiaro che sarebbe stato impossibile per qualunque governo perpetrare crimini di tale enormità, uccidere milioni di persone senza l'appoggio di tutti gli strati della società umana. All'inizio degli anni Ottanta, Levi torna anche per la seconda volta da uomo libero ad Auschwitz. Di quel viaggio rimangono parole e immagini, catturate da Emanuele Ascarelli e dal regista Daniel Toaff. Che effetto le ha fatto stamattina tornare per questo viaggio partendo da un albergo di lusso per stranieri? Di una dislocazione, vorrei quasi dire una slogatura, insomma, qualcosa che una cosa impossibile che invece avviene. Ricordo soprattutto i suoi silenzi, il suo sguardo fisso, dirà Emanuele Ascarelli anni dopo, ripensando a Levi di nuovo in quel luogo. Un silenzio intimo che è controparte ineliminabile delle sue tante e lucide parole. Essendo uno scrittore che lavora sulla complessità, ad esempio la complessità della natura umana, o anche la complessità delle ragioni perché i nazisti hanno fatto questo, domande spesso che Levi si fa che non hanno risposta, e tuttavia quello che conta moltissimo è la ricerca della contraddizione. Levi è lo scrittore che ti insegna come fare le domande e quali domande fare. È ovvio che se leggiamo, se questo è un uomo, diciamo, l'aderenza di quelle parole con l'esperienza del corpo è, come dire, di un'immediatezza sconvolgente. Nel secondo mestiere, nel mestiere di scrittore di Levi, quelle tracce si nascondono, si inabissano, ma restano, cioè la traccia resta. Negli ultimi anni della sua vita, se vediamo i filmati o le fotografie, ci rendiamo conto che Levi aveva come assunto quasi fisicamente l'aspetto di un uomo saggio. Però come tutte queste immagini sono delle costruzioni. In Levi c'è un problema che lui evidenzia anche, insomma, se uno legge con attenzione il sistema periodico si rende conto che c'è una difficoltà nei confronti della vita, del vivere. Non andava d'accordo questa immagine del saggio, dell'uomo ponderato e dell'uomo invece che soffre di una depressione anche piuttosto forte. Ecco, Levi ha scritto a proposito del suicidio di Jeanne Marie, ha scritto che nessuno sa perché un uomo si suicida e tantomeno chi si suicida. Signore, a fare data dal mese prossimo,
voglia accettare le mie dimissioni e provvedere, se crede, a sostituirmi. Lascio molto lavoro non compiuto, sia per ignavia sia per difficoltà obiettive. Dovevo dire qualcosa a qualcuno, ma non so più che cosa e a chi, l'ho scordato. Dovevo anche dare qualcosa, una parola saggia, un dono, un bacio. Ho rimandato da un giorno all'altro, mi scusi, provvederò nel poco tempo che resta. L'11 aprile 1987 Levi si suicida gettandosi dalle scale della sua casa. Tre giorni dopo, sulla stampa, è pubblicata la lettera che Mario Rigoni Stern dedica all'amico appena scomparso. Si conclude così: ieri, caro primo, era una giornata splendida di primavera, ma io piangevo perché tu te ne eri andato. Oggi il cielo è velato e un temporale gira per le montagne, ma non piango più, perché ho nel cuore il tesoro che tu mi hai lasciato e che mi aiuta a essere meno stupido e meno cattivo. Ciao, primo. Arrivederci tra quelle nostre montagne nascoste. Te lo voglio dire, anche se tu sorridi mesto a questo mio arrivederci.